pomeriggio, amici delle rose. Buon pomeriggio, perché oggi è la giornata delle rose. Esatto. Siamo qui a festeggiare Valentina. Valentina, la sua inaugurazione. E il suo piccolo rosetto, naturalmente. Però non c'è inaugurazione che non ci sia anche gli ospiti. Gli ospiti. Uno dice, cosa faccio? Inauguro senza ospiti. Abbiamo ospiti in presenza, ospiti, ma anche ospiti in collegamento. Esatto, ospiti in collegamento. Da lontanissimo, no, è un po' in là. Però da un luogo particolare, no? Certo, in collina. Che fa venire in mente un po' le fiabe, un po' magico, un qualcosa di come un giardino segreto. Sì, proprio, un giardino segreto, dire, no? Sì. Quindi allora colleghiamoci subito, immediatamente, immantinente anche, con la nostra Sabrina. Sabrina Masnata. Ciao Sabrina. Grazie dell'ospitalità, grazie a Valentina per avermi voluta ospite in questa sua giornata speciale. E sì, ci troviamo all'interno di un giardino molto particolare. Mi è piaciuto che tu abbia detto giardino segreto, perché è proprio come lo vivo io, come l'ho vissuto sempre io, entrando da quel cancello la prima volta, quando ancora qua appunto c'erano i rovi, le sterpaglie che la facevano da padrone. Mi sono sentita proprio come Mary, la protagonista del romanzo del giardino segreto, che ha convinto un gruppo di amici a mettersi in gioco, a provare a ridare nuova vita, diciamo, a questo giardino, e da lì è nato un bellissimo giardino di rose. Quindi mi è piaciuta questa tua definizione. Tra l'altro, un giardino in un luogo particolare, no? Possiamo dire sacro. Un sacro giardino, no? Come c'erano i sacri giardini dei sacri templi ai tempi, scusate il gioco di parole, al tempo dei romani, al tempo così, c'erano anche i giardini, se non erano nei chiostri e quant'altro. Questo si trova in un luogo molto particolare, perché dove si trova, cara Sabrina? Ci troviamo all'interno di un cimitero, come vedete bene dalla croce celtica che ha alle mie spalle. È un cimitero del 1835, uno dei primi cimiteri di Genova, perché siamo sulle alture di Genova, in Valpolcevera per la precisione, e appunto negli anni 30 del Novecento è entrato in dismissione, è stato abbandonato, e da lì appunto piano piano è subentrata un po' la vegetazione, la rovina, che da un lato ha, come dire, cancellato temporaneamente molte delle sepolture preziose che ci sono all'interno di questo piccolo tesoro, dall'altro ne ha garantito la conservazione. E con un gruppo di amici abbiamo appunto deciso, con il mio comitato, quelli che a Trasta ci stanno bene, abbiamo deciso di riqualificare, di bonificare, di disboscare, il termine giusto da usare in questo caso, date le condizioni in cui si trovava questo piccolo cimitero, per dare adesso, sembrerebbe un po' ironica la cosa, però effettivamente una nuova vita, che è fatta di rose, perché data la sua le caratteristiche mura che lo circondano, insomma la croce celtica, che è inusuale tra l'altro in un cimitero cattolico, che richiama un po' i cimiteri irlandesi, i cimiteri inglesi, abbiamo deciso che per impreziosirlo ci dovevano essere delle rose, e così abbiamo fatto. Quello che mi fa venire in mente, scusa se ti interrompo, è infatti un tipico giardino, sì, anche italiano, cimitero, però sembrano quei cimiteri che si trovano tipo, non so, nel Galles, in quei posti, sì, meravigliosi, in Irlanda, là dispersi, cioè da soli, senza che nessuno, come si dice, sembra che l'uomo ci sia arrivato solo in quel determinato, sì, momento, sì, giusto per fare come una visitina, una capatina, ecco. È un giardino, devo esagerare, quasi fuori dal tempo, possiamo dire. Assolutamente, qui il tempo si è fermato appunto agli anni 30 del Novecento, quando non è stato più sepolto nessuno qua, e anche se la vegetazione aveva coperto gran parte delle sepolture, comunque si intravedeva un dettaglio, non so, un'iscrizione, un nome, laggiù c'è un busto di una delle tombe più belle, si intravedeva questo volto, quindi molto affascinante. E tutto questo fascino, tutta questa, insomma, ci ha incuriositi, e allora abbiamo deciso di metterci in gioco, come dicevo, di tentare questa avventura, che è diventata veramente, c'è un po' sfuggita di mano forse, è diventata una realtà veramente molto bella, stiamo ricevendo molti consensi, siamo stati pubblicati su Gardegna, quindi insomma veramente grandi soddisfazioni. È un giardino molto piccolo, come poi per detto, ora magari giro la camera così vi faccio vedere qualcosa. Sì, assolutamente. Vedete, ci sono queste mura antiche, chiaramente siamo all'interno di un cimitero, su cui ci sono rose piccanti. Tra l'altro, sì, adesso c'è la luce più bella perché comincia a scendere,
e laggiù c'è la croce e lo scorcio della Valpolcevera, delle montagne, delle colline della Valpolcevera, che fanno un po' da cornice a questo luogo. Quando è venuto il fotografo di Gardegna l'anno scorso, è rimasto proprio impressionato da quel verde che spicca laggiù dietro la croce e che impreziosisce molto, fa risaltare poi le rose, specialmente adesso che va un po' giù la luce, insomma, ci sono tocchi dorati, veramente un luogo affascinante di grande pace. Sì, anche i colori diventano molto più saturi, così molto più belli, molto, no? Molto più saturi. Poi esatto. C'è l'arte funeraria con artisti delle vostre zone che hanno realizzato sculture, decorazioni. Diventa quasi un museo, no? A cielo aperto. Un museo a cielo aperto. Esatto, è proprio un museo a cielo aperto, ci sono tantissimi dettagli artistici, è proprio un museo, è proprio un cimitero monumentale. Sì. Nasce nell'epoca in cui la tomba si fa opera d'arte e per cui chi fece costruire le tombe per i suoi cari pensò anche proprio a dettagli particolari per onorarne la memoria e non solo, anche gli epitaffi. Quindi abbiamo due volontarie qui del Roseto, perché noi siamo tutti volontari che stanno facendo un lavoro veramente molto molto importante, stanno trascrivendo e mappando tutti gli epitaffi che ci sono sulle sepolture. Ma veramente facendo un lavoro incredibile, con la matita si mettono lì e sfregano sopra il foglio per fare venire fuori le scritte. E quello che dico sempre è che il valore aggiunto di questo recupero paesaggistico è proprio il recupero della memoria di chi dorme sulla collina, ormai da secoli abbandonato, perché chiaramente molte tombe, la maggior parte delle tombe sono abbandonate e vedete che sono in stato anche un po' non meraviglioso. Diciamo che le rose gli fanno da compagnia, ecco, in questo caso, cioè sono come un po' degli angeli custodi di queste tombe abbandonate, possiamo dire. Bellissimo, bellissima immagine, assolutamente, le impreziosiscono, perché comunque il grigio della pietra, diciamo così, questa pietra che è rotta, abbiamo avuto atti vandalici negli anni dell'abbandono e quindi le tombe sono state spaccate. Noi non buttiamo via niente, tutte le i frammenti di lapide che troviamo sono conservati, perché comunque rimandano alla memoria di una persona. E mi sto avvicinando a questa bellissima rosa. Oh, che meraviglia, guarda che meraviglia. Questa sì, è una meravigliosa multiflora, non potete sentire il profumo, spero che sia a fuoco, perché è veramente una nuvola, è una nuvola di api e di profumo bellissima, anch'essa è originaria dell'Asia. E qua sotto c'è la nostra mascotte, chiamiamolo così, è un bimbo piccolissimo, si chiama Osvaldo ed è stato trovato un giorno dei lavori. E quindi insomma ci ha dato questo suo bel sorriso che spero possiate vedere, ci ha dato un po' di incoraggiamento per proseguire quello che è stato comunque una grande fatica, devo dire, perché questa parete era completamente coperta da sterpaglie. Lì c'è la famosa statua che vi dicevo, tra l'altro una tomba molto bella. Ora mi spiace perché in un cimitero, quindi in una giornata di festa vi devo parlare un po' di queste cose. Comunque sono interessante. No, sì, perché tra l'altro è arte, ricordiamolo. È un connubio, esatto, l'arte è sempre stata in stretto contatto. Ricordiamo, non so, il cimitero monumentale, per esempio, di Milano. Ecco, cioè ci sono fior fior di artisti. Anche a Genova, mi ricordo, c'erano fior fior di artisti. Quindi... Qua vedete appunto uno dei simboli più famosi dell'arte sacra, dell'arte funebre ottocentesca, la clessidra alata. Spero riusciate a vederla bene, che è un monito che ci ricorda che il tempo fugge. E quindi dobbiamo cercare di vivere la nostra vita nel miglior modo possibile. Passeggiare in un cimitero dell'Ottocento con le sue iscrizioni, i suoi simboli, è proprio come una sorta di meditazione sulla vita. Vi porto un attimo, dove vi dicevo che ci sono queste rose e ogni tomba un po' come le rose, no? Sì. Il tempo fugge un po' come le rose che durano, non so, che durano per dire una notte, un giorno, con questa meraviglia e poi sfioriscono. Quindi qua il luogo migliore della serie. Esatto, sì, sì. E come vedete, ogni tomba, praticamente proprio su ogni sepoltura, su ogni lapide, abbiamo trovato decori floreali, il che ci fa pensare che il giardino fosse veramente nel destino di questo luogo. E in particolare, non so se riuscite a vedere nell'angolo giù a sinistra, c'è un bocciolo di rosa in questa bella ghirlanda di fiori, col capolino reclinato, ed è una delle caratteristiche delle rose cinesi, che sono le protagoniste di questo giardino, rose cinesi e diciamo i gruppi che sono poi le classi che sono poi ad esse collegate. Thank you.
Ecco, ti chiedo una cosa, no? Perché non è facile a volte, cioè, sai, sarebbe facile, come fanno anche, per esempio, io ricordo cimiteri molto più lineari, diciamo così, quello dei canadesi, molto spesso durante la Seconda Guerra Mondiale, che hanno piantato piante non rose, ma piante un pochino più, che noi immaginiamo resistenti, ecco, tutta lì. Invece anche la rosa ha, insomma, una bella resistenza. Come mai pensare subito alla rosa, cioè a creare un giardino di rose? Perché non è la prima pianta, cioè uno può dire pianto dei gerani, pianto quello che ci vuole, no? Ecco, come mai proprio la rosa? Allora, intanto diciamo che non c'era nessuna rosa. Ecco. Il fatto di trovare rose nei cimiteri di campagna, nei cimiteri antichi, non è una novità. Molto spesso molti cimiteri abbandonati, specialmente nelle zone di campagna, anche in Italia, custodiscono rose piantate appunto dai parenti, magari delle persone che sono sepolte lì. E in modo particolare qua, intanto la passione un po' che io ho per le rose, ma anche le persone che fanno parte del mio comitato sono amanti della natura delle rose, ci ha spinti un po' verso questo fiore. E poi perché noi questo giardino, come vi dicevo, questo ormai lo chiamo giardino, questo cimitero, come vi dicevo, è circondato da mura molto rovinate dal tempo, su cui ci sembrava comunque le rose potessero dare un tocco di bellezza, di preziosità in più, e ci ricordava molto quelli che sono appunto i giardini inglesi, i cimiteri anche inglesi, che custodiscono molte rose, e quindi insomma un po' per questo. E le rose che abbiamo scelto non sono, diciamo così, anche se poi le rose qualunque non esistono, perché ogni rosa è speciale, e sono rose che appartengono appunto alla sezione chinensis, che partono dalle prime rose cinesi introdotte in Europa a fine 700 e che viaggiarono sui vascelli della Compagnia delle Indie insieme al tè. Siccome noi finanziamo questo progetto di volontariato con eventi a base di tè, ci sembrava che appunto il gruppo di rose che potesse nel miglior modo possibile arredare, se così posso dire, questo giardino, fossero proprio le rose cinesi, che ci consentono di fare collegamenti anche con il nostro, insomma, con il modo con cui finanziamo questo progetto. Vedi come tutto va in armonia, esatto, come tutto un connubio, no? Tra l'arte funeraria si arriva alle rose, perché è anche diffusa un modo, in Europa in quel periodo. Adesso, esatto, è anche un modo, magari mi viene, che una volta magari si piantavano rose vicino alla tomba del defunto, perché la rosa... Almeno è difficile che uno non torni quasi ogni giorno a vedere come sta, e quindi sarebbe come un saluto quasi giornaliero anche al defunto, perché è difficile lasciare abbandonare un fiore così bello come la rosa, no, a volte. E quindi è come stare un contatto tra virgolette un po' più stretto col defunto. Invece adesso di solito si portano al cimitero, non so, le solite piante che durano, non so, tipo un mese, tanto va bene, basta che duri, ecco, nella serie. Sì, diciamo che passeggiando in questo piccolo cimitero dell'Ottocento ci siamo resi conto di come veramente ci sia oggi un atteggiamento molto diverso nei confronti dell'estremo saluto, nei confronti della sepoltura, nei confronti dei cimiteri, rispetto a quanto fosse nell'Ottocento, dove c'era estrema cura proprio anche in quei momenti di dolore, di separazione, però si voleva comunque che la memoria del proprio caro fosse onorata anche nel luogo del suo sonno eterno, diciamo. Oggi invece tutto questo, per la fretta, per una cultura diversa, si va perdendo. Effettivamente le persone che entrano qua, in questo weekend abbiamo avuto un centinaio di visitatori, rimangono proprio stupiti dalla cura dei dettagli che ci sono su queste sepolture e dal fatto che effettivamente un tempo ci fosse un atteggiamento proprio diverso, diciamo, anche in quel momento di estremo dolore. Certo. Beh, guarda, nella nostra ignoranza, no? Perché noi ci definiamo sempre ignoranti, nel senso che ignoriamo tante cose. Noi abbiamo seguito tanto, abbiamo una rubrica appunto con Valentina. Con Valentina, no? Sì, che il nome della il rosa. Nome della rosa. E ha cominciato naturalmente a portarci tante rose, sue ibridazioni e quant'altro. E io dicevo, Madonna mia, quanto sarà complicato tenere le rose. Pensa che adesso ogni giorno, sia la mattina che la sera, sono lì che dico, vado a dare un'occhiata alle mie rose. Sì, siamo diventati appassionati. Cioè, è come andare a controllare, non lo so, tipo, oh, sta bene il cane, vado a vedere come sta il cane, perché è diventata una persona di famiglia, ecco. È assolutamente così. E guarda, nel momento in cui, vabbè, io sono una decina d'anni, forse un po' di più,
che sono appassionata di rose, ho iniziato con le rose inglesi di David Austin, a casa mia ce ne sono tante, lavoro, mi piacciono tantissimo, però una volta che entri nel mondo delle rose scopri veramente che è infinito, quindi quando si dice il nome della rosa, i nomi delle rose sono importantissimi perché ne garantiscono la conservazione, consentono di raccontarne la storia, le distinguono l'una dall'altra e sono veramente la rosa ha una declinazione infinita che insomma è davvero molto interessante, perché tra l'altro studiando le rose si impara la storia, si impara la letteratura, perché poi grazie ai nomi delle rose si approfondiscono la geografia, per esempio, anche perché si scopre da dove arrivano le rose specie, quindi anche il loro percorso verso magari il nuovo mondo, tutta l'epopea dei cacciatori di piante di fine Settecento, che è di un fascino, almeno io che sono un po' fissata con queste cose la trovo assolutamente affascinante pensare a questi personaggi. Se non ricordo male, anche grandi regnanti, sto parlando per esempio era Giuseppina Boabarnè, che adorava le rose, insomma mi ricordo, cioè, insomma diciamo che la rosa, diciamo, almeno a me mi è venuto in mente così, no? È come uno stato d'animo che si fa fiore, cioè nel senso bello. Che diventa come, non so, in quel momento io provo qualcosa, il colore della rosa e il fiore si fanno, sono lo stato d'animo che sto provando, è come che sboccino in un determinato modo, ecco. Certo, hai dato veramente di nuovo una definizione molto bella. Siccome hai parlato di Josephine, vi faccio vedere una rosa che è una rose cinesi arrivate in Europa, siamo agli inizi dell'Ottocento, è stata chiamata Hume's Blush Tea Scented China, tea scented perché è una delle rose al profumo di tè, e pare che per questa rosa la Josephine, che aveva una magnifica collezione di rose nel suo castello della Malmaison fuori Parigi, abbia convinto l'ex marito ormai Napoleone a interrompere il blocco navale che c'era sul canale della Manica, perché voleva assolutamente avere questa rosa che era appena arrivata in Inghilterra, e quindi Napoleone, che comunque insomma per la sua Giuseppina ancora un po' aveva il cuore che batteva, effettivamente fece arrivare questa rosa dall'Inghilterra, quindi sul canale della Manica Giuseppina era molto attiva per farsi portare nel proprio giardino gli ultimi arrivi dall'Oriente. Ma vi faccio vedere anche odore di tè, no? Cioè è dovuto, cioè si diceva allora, diciamo, una leggenda, è un po' una leggenda metropolitana, nel senso che viaggiavano con le spezie come il tè, oppure in effetti c'è un sentore? No, effettivamente hanno un sentore di tè, chi più chi meno, dipende dal momento della giornata. Per esempio c'è una rosa tè che si chiama Archiduc Joseph, che abbiamo qui nel giardino, che è veramente, non so come dire, è strabiliante, perché specialmente nella prima fioritura, quindi siamo ancora magari a inizio primavera, devo dire che non smettono mai di fiorire queste rose, a inizio primavera se la si annusa ha davvero il profumo di un pacchetto di tè nero appena aperto, ed è incredibile. Certamente anche magari se questa è la leggenda che accompagna un po' queste rose, a volte mi chiedo ma si chiamano rose tè perché ci si può fare il tè? No. Il tè si fa con gli atinensis, si può aromatizzare certo con le rose, anzi noi serviamo nei nostri eventi un ottimo tè nero alla rosa che piace sempre molto, però con la rosa cinese, con la rosa tè non si fa il tè. Si può aromatizzare il tè, si fa con la Camellia sinensis, ma le piante madri, diciamo le chinensis spontanee da cui poi sono stati ottenuti questi ibridi che sono arrivati in Europa appunto alla fine del Settecento, i primi dell'Ottocento, sono originari delle stesse zone della Camellia sinensis, quindi c'è un'attinenza anche geografica, se vogliamo, tra le rose cinesi e la Camellia sinensis, quindi il tè. Però sono proprio due specie completamente diverse, quindi no. Però questo di profumo di tè effettivamente devo dire che c'è. E sicuramente farà anche, adesso ricordiamo che anche Valentino ci aveva spiegato che la rosa, i petali, sì, fanno anche molto bene, hanno anche proprietà curative, sì, no, giusto? Sì, assolutamente. Le rose damascene, per esempio, vengono utilizzate molto per gli oli essenziali e sono assolutamente ricche, ma anche i loro cinorrodi, insomma, le bacche, e hanno proprietà, hanno molta vitamina C, credo. Quindi, insomma, sì, assolutamente. È molto costoso l'olio essenziale di rosa. Ci vogliono tantissimi petali per ottenerne una piccola quantità, quindi anche molto uno degli oli essenziali più costosi effettivamente, però fa bene allo spirito perché comunque calma, insomma, molti, e poi ha molte proprietà, proprio molti benefici, assolutamente, sì.
che meraviglioso, bello, meraviglioso, cioè, meraviglioso, mondo, meraviglioso. Cioè, veramente questo giardino, no? Così di Murta è un mondo segreto. Davvero che sembra come sbalzato, sembra che si sia in quel fermato in quel momento, come come si può dire? Si è fermato. Ma anche loro si presentano nel sito, perché ricordo che hanno un sito e li trovate anche su Facebook. Progetto di Murta, dove trovate tutte le informazioni, gli eventi, per esempio, che fanno loro, l'ora del tè, è proprio un momento in cui questo connubio di cui parlavamo prima diventa quello che per gli orientali è un detto, che dice una tazza di tè, una tazza di illuminazione. Ed è proprio così. Questo è rosa. E anche annusare una rosa. Tra l'altro. Com'è? E anche annusare una rosa, annusare, osservare una rosa. Certo. È anche un atto di meditazione, perché come dicevate prima la rosa è mutevole, comunque certo, anche effimera, non dura tantissimo, e quindi insomma diciamo che la spiritualità è presente in un rosetto da tanti punti di vista, quindi le rose veramente... Io credo che quando ci entri dentro una persona, no, per questo mio pensiero, è come un viaggio psicanalitico la rosa, perché avendo talmente tanti petali, avendo questi colori, è come entrare dentro se stesso e guardarti attraverso un fiore, secondo me, che è una cosa rarissima, perché a volte molto spesso c'è chi ama le rose come la nostra Sabrina, o c'è appunto chi dice no, la rosa no, non mi piace, non mi interessa, è troppo così, c'è come quasi, non dico una repulsione, questo no, ma Dipende come ti approcci, esatto, no? Perché superficialmente anche io anni fa la rosa la vedevo solo la rosa rossa, invece guardando questo petalo di rose diverse che non sembrano neanche rose, è come una spirale della mente così, che vuole farti conoscere più di te stesso, cioè è la rosa che ti psicanalizza, diciamo. Esatto. Assolutamente, poi come dicevo prima, appunto in questa collezione di rose che abbiamo allestito all'interno di questo piccolissimo giardino, perché lo ribadisco sempre, è molto piccolo, però facendo le visite guidate stiamo anche un'ora e mezza con chi viene a trovarci, perché ci sono tantissime cose da raccontare, e c'è un percorso nella storia della rosa, appunto dall'arrivo di queste cinesi fino al giorno d'oggi, che ci fa vedere come può essere declinato proprio questo fiore, mille forme, fiore semplice, il fiore doppio, stradoppio, questi grappoli meravigliosi che alcune rose producono, e i petali per esempio delle rose cinesi, una caratteristica, questa è la prima arrivata in Europa, bella. È arrivata del 700. Purtroppo le rose cinesi sono un po' soggette alle malattie, diciamo, quindi abbiamo un po' di problemi di mal bianco in questo momento. Questa è la Slater's Crimson China, che ha introdotto questo colore rosa molto intenso, scuro, quasi tendente al rosso, e che, qua c'è anche un bel insettino, ci fa vedere come il colore del petalo si intensifica man mano che matura. Quindi mentre nelle rose inglesi, appunto, che nominavo prima, o in tante altre rose di altro tipo, il petalo sbiadisce maturando, nel caso delle rose cinesi invece diventa più intenso il colore, e quindi a volte si hanno proprio su uno stesso fiore si hanno tonalità diverse. Ora purtroppo questo colore in fotografia e nel telefono non rende bene, bisogna vederla dal vivo, perché sembra quasi un fucsia carico, almeno da qui, con delle sfumature di violetto chiaro, esatto, molto bello, esatto. Un'altra molto bella, perché questa è un'altra cinese molto famosa, un'altra delle capostipiti, è più nota col nome di All Blush, è molto famosa, è protagonista tra l'altro di un libro bellissimo che anche Valentina conosce bene, che è La ricerca della rosa perduta, poi magari ve ne parlerei. E qua, appunto, parlando di forme, colori delle rose, c'è un'altra rosa molto importante, non so se riuscite a vedere i grappoli che fa, è la Blush Rosette, è stupenda perché su un ramo abbiamo, io credo, un'ottantina alle volte di boccioli, sono fiori piccoli, ed è la primissima noisette. In realtà qui accanto c'è la sua madre, quella che dovrebbe essere la sua madre, sono una classe di rose che si è originata in South Carolina, negli Stati Uniti in realtà, ai primi dell'Ottocento, e già ai primi dell'Ottocento la rosa cinese All Blush che vi ho fatto vedere adesso era già negli Stati Uniti, quindi come dico sempre, nell'epoca dei lumi viaggiavano le idee, ma viaggiavano tantissimo anche le rose, quindi arrivata in Europa a fine Settecento, ai primi dell'Ottocento era già in South Carolina e si ibridava spontaneamente con una moscata, dando origine a queste meraviglie. Quindi di poco tempo si è sparsa in tutto il mondo, diciamo, cioè è stato un amore a prima vista dell'uomo con la rosa, tra virgolette.
Sì, diciamo che c'erano già in Europa chiaramente molte rose, c'erano le damascene, c'erano le galliche che sono proprio originarie della zona europea, della Francia, eccetera. Però le rose cinesi quando arrivano portano con sé una caratteristica non esistente nelle rose europee di quell'epoca, e cioè la rifiorenza. E quindi fanno impazzire assolutamente gli ibridatori, gli appassionati, i collezionisti, perché fanno intravedere il sogno di avere rose fiorite tutto l'anno nel proprio giardino, ed è effettivamente quello che succede qua. Perché queste rose che abbiamo nel giardino, a parte alcune che sono a fioritura unica, sono veramente sempre sempre in fiore. Queste sono le rose tè, è una delle rose tè più famosa, General Chablis Quin. Non smette veramente mai 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 di fiorire, come vedete ha queste sfumature molto particolari. Questa è una delle rose del grande Lamondande, che è un ibridatore francese chiamato il Monet delle rose. E quindi sembra di seta, sembra fatta di seta. Sì, 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 sì. Senti una domanda, Sabrina, tu sei un'insegnante di inglese, se non erro, vero? Sì. Esatto. La passione per le rose, sei riuscita a trovare un modo, non so, anche dei progetti nelle scuole per, oltre ai tuoi allievi, trasmettere e condividere questa passione e questa cultura, perché non è solo un qualcosa che ti dà piacere, ma proprio qualcosa di culturale, di elevato, si parlava anche di spiritualità, appunto. Sì, assolutamente. Beh, i miei alunni poverini sanno di avere una prof un po' folle che ama appunto a dismisura le rose, quindi mi prendono sempre un po' in giro, ma capiscono perfettamente la bellezza che c'è dietro questo fiore, e i progetti li faccio non tanto dedicati alle rose quanto dedicati al patrimonio della Valpolcevera, e in particolare abbiamo fatto diversi progetti scolastici proprio su questo cimitero. Qualche anno fa abbiamo fatto l'antologia del cimitero di Murta, un po' sulla scia di Spoon River, abbiamo letto alcuni epitaffi appunto inglesi della Spoon River Anthology, e i ragazzi hanno scritto di fantasia i loro epitafi dedicati ad alcuni personaggi, ad alcune persone che sono qua nel cimitero. L'anno scorso abbiamo fatto dei video che hanno partecipato a concorsi del FAI, quindi sì, diciamo che una delle mie missioni, se così possiamo dire, come insegnante, è proprio quella di educare i ragazzi al rispetto, alla conoscenza del patrimonio della loro terra, e anche al rispetto, e quindi alla volontà, cercare di stimolare un po' in loro la volontà di tutelare questo patrimonio, di farlo conoscere. Bellissimo, la tua mission, no? Rimanendo in termini esatto. Quindi davvero grazie, noi Sabrina. Ti ringraziamo moltissimo, noi ti ringraziamo Sabrina. Moltissimo per questa, come si può dire, questo viaggio nel tempo, sì, nella cultura, nel tempo, nello spazio. Nella cultura, nello spazio, ci hai aperto e nei luoghi con questa chiave verso questo giardino segreto, appunto, che non dimenticheremo, anzi ti verremo a trovare. Ti verremo assolutamente a trovare. La serie, proprio come si dice, ti verremo a trovare per scoprire anche noi questo meraviglioso giardino segreto fuori dal tempo e dal mondo, quasi. Io vi aspetto, tra l'altro è un progetto che sta continuando, perché questo giardino sarà il punto, diciamo così, di interesse principale nella Via delle Rose, che è un progetto di riqualificazione anche del borgo di Trasta, che si trova qui sotto proprio a valle, dove io abito, tra l'altro, perché io abito a Trasta e non a Murta. E il progetto ambizioso è quello di creare un percorso con tanti piccoli roseti che creino un roseto diffuso in spazi privati, dove la gente possa venire chiaramente a passeggiare, a capire, come dicevamo prima, in quanti diversi modi si declina il genere rosa, e far rivivere un po', come dire, questo luogo, insomma aiutare le attività economiche che ci sono. Quindi è una scommessa che stiamo facendo, proviamo con le rose a dare una nuova storia, un nuovo corso al nostro borgo, che è un po', come dire, affaticato dalla cantierizzazione, insomma dall'industrializzazione. Cerchiamo di restituire bellezza attraverso le rose anche ad un luogo che ne ha tanta, ma non così evidente come magari altri borghi, e noi cerchiamo di fare la nostra parte per renderlo più bello per chi verrà dopo di noi. Esatto. Bravissimo. C'è il tour delle rose, praticamente, come dici. Esatto, stiamo creando proprio questa Via delle Rose, che speriamo diventi un interessante percorso turistico. È la Via Francigena, e qua invece abbiamo la Via delle Rose. La Via della Seta, esatto, la Via Francigena. Tutto si collega. Vie meravigliose, allora, per arrivare a punti. La Via in Rose. Esatto. Esatto. Quindi,
Quindi noi ti ringraziamo tanto, Sabrina, da parte nostra, veramente. Grazie a voi. Grazie, è stato un piacere e buon lavoro della serie, buon lavoro della serie, che c'è sempre da buon fare. Buon lavoro che ce n'è. Tutte quelle rose della serie. Ce n'è da fare, ce n'è parecchio da fare. C'erano in 15 volontari a pulire, no, dagli arbusti, da tutto quello che era sterpagliero. C'è sempre da fare qualcosa, anzi se qualcuno all'ascolto fosse di Genova e volesse venire a darci una mano, ecco, ben volentieri vi accoglieremo a braccia aperte, accoglieremo tutti i visitatori che speriamo appunto ascoltino e si incuriosiscano un po' rispetto a questo progetto, e vi aspettiamo sicuramente. Tanto qui le rose sono fiorite sempre fino a dicembre, novembre, qua in fiore, quindi non è solo maggio per le rose in questo caso, ma abbiamo veramente una stagione molto lunga. Benissimo. Grazie, guarda, ancora Sabrina. Grazie Sabrina. E ci vediamo presto. Grazie a voi, prossima. Grazie ancora Valentina e buona festa nel suo grazie esito, perché la dove festa spero continua di andare presto. Esatto. Ciao, ciao Sabrina, ciao, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. E noi continuiamo, quindi a festeggiare. Abbiamo un momento speciale. Esatto. Non diciamo nulla, ma chi è in presenza? Non diciamo nulla. Lo scoprirà tra poco. Lo scopriremo tra pochissimo, dopo la pubblicità. No, non c'è. Dopo la pubblicità, sì, come la TV. Dai, esatto, facciamolo. Dopo la pubblicità. Contate 58, 57. Sì, come fa la D'Urso. Oppure come la Fiori.